approfondimento della giornata, caro Pietro Pacello. Guarda caso c'entrano sempre le banche centrali, parliamo di euro-dollaro per capire cosa potrebbe succedere, nel senso che ti posso fare un po' di domande una dietro l'altra. Intanto quella che leggiamo in sovrimpressione, il ribasso è finito, naturalmente parliamo del ribasso dell'euro dopo il potenziamento invece del dollaro che abbiamo visto subito dopo la riunione della Fed e le parole di Jerome Powell. Altra domanda, scampato pericolo per la moneta unica che stava appunto perdendo terreno nei confronti del biglietto verde, adesso invece può riguadagnare, insomma è terminata la forza del dollaro, ha già dato abbastanza, insomma ho fatto tante domande che però ci fanno convergere a un'unica analisi. Prego. Ma per quanto mi riguarda, io ritengo che evidentemente di riflesso a quello che abbiamo detto poc'anzi ci sia stato un fenomenale rafforzamento del dollaro e qui in questo caso, cara Manuela, non posso pensare che a livello evidentemente di banche centrali non fosse un'attività percepita e combinata, cioè il rafforzamento del dollaro palesemente è avvenuto alla luce appunto delle dichiarazioni di un imminente aumento tassi e quant'altro, e teoricamente, o meglio apparentemente, la BCE è stata lì a guardare e ha permesso una svalutazione massiva dell'euro dollaro. A mia memoria, in un tempo così breve, vedere una valuta primaria come l'euro lasciare il terreno o perdere, se volete, contro dollaro il 10-11% non è evento che ricordo, quindi non è possibile che avvenga perché c'è una delle due controparti che lo vuol fare, probabilmente un'attività concertata. Dopodiché il mio diventa un giudizio fra virgolette non del bene informato, non sono in possesso di informazioni qualificate, mi piacerebbe, ma non sono né Powell né la Lagarde, e quindi per forza di cose vado poi ad affinare i miei ragionamenti cercando dei riscontri squisitamente grafici. Come sai, sono un analista tecnico-finanziario, certo. E per me parlano i grafici. Qualche giorno fa, nelle mie fra virgolette dirette con il mio team di trader che fa parte della mia scuola, notavo questa configurazione che adesso sto evidentemente condividendo, perché siamo un po' tutti alla ricerca di un punto di rimbalzo barra inversione dell'euro, ed evidentemente quanto più il time frame di osservazione è ampio, tanto più si trovano dei riferimenti che sono più validi. Diciamo la verità, trovare un supporto, una resistenza su un grafico orario ha una vita breve, quindi può durare per qualche ora barra uno o due giorni, ma allorquando trovi, e speri di averla trovata in maniera positiva, una configurazione tecnica a te cara di elevata probabilità di successo su un time frame lungo, beh, il gioco cambia un attimo. Io, continuando a scandagliare l'euro dollaro, perché è una valuta su cui opero tantissimo, alla ricerca di un teorico punto di inversione, una settimana fa ho individuato questa banale trend line. È una trend line che sostanzialmente nasce dal top del 2018, allora quando l'euro valeva oltre area 1,25, era stata poi oggetto, dopo una fase di breakout, come vedete, di un cosiddetto pullback, quindi si sono creati i primi due punti di derivazione della trend line. Ciò che è successo dopo ci interessa davvero relativamente, perché l'analisi va rapportata allo stato attuale, però la cosa che mi ha colpito molto, ripeto, già dalla passata settimana, e io ho iniziato ad accumulare euro-dollaro evidentemente al rialzo, è stata questa, chiamatela coincidenza se volete, per noi analisti grafici è un perfetto pullback. Quindi i primi due punti della trend line, a un certo punto casualmente, peraltro in un momento di elevatissima, lo vedete, pressione ribassista sull'euro, tocca area 1,1185, che è un'area tecnicamente inesistente a livello statico o di volumi, sì, ma va a toccarla in un momento di grande pressione dopo 4 settimane di discesa ininterrotta, e fa una prima bellissima reazione. Questa reazione si va a scontrare con la prima resistenza dell'euro-dollaro. Tutto normale, diciamo, trading range, perfetto, d'accordo. Casualità, possiamo definire che è stato un caso che lì abbia reagito. Cosa succede però? Che la settimana prossima, o meglio la settimana scorsa, l'euro si riporta verso zona 1,11, per la precisione in zona 1,1120, e a questo punto impatta di nuovo questa trend line e va a realizzare ancora un recupero che, come state vedendo, è abbastanza interessante. È una bella candela di espansione questa sul settimanale, siamo passati da 1,1120 a 1,1280 sostanzialmente senza interruzione di tendenza, ed è l'ennesimo pullback, quindi la trend line oramai è palesemente caratterizzata. Non è, ripeto, sì, una trend line di breve che osserva il micro operatore, è sicuramente una trend line di lungo
è le trend line di lungo, comunque la grafica di lungo termine su time frame elevati, viene osservata da chi fa movimenti importanti sul mercato, se volete chiamate le mani forti, no? Non pensate che in JP Morgan o in Goldman Sachs ci sia l'omino che guarda il grafico H1 o M15 o M30. Per muovere e per spostare il posizionamento di determinati asset in maniera così copiosa e così consistente devono avere dei riferimenti evidentemente più validi e più consistenti. Io sì, sposo questa teoria, e mi ha colpito particolarmente che allorquando siamo arrivati in zona 1.11.20 e ancora una volta in termini né di volumi né di livelli statici c'era nulla, l'euro parte e riparte al rialzo. Come potete osservare andando a zoomare, un work in progress, cioè che cosa diciamo? Che in questo momento questa bella trend line fa da supporto all'euro ogni volta che viene toccata. A differenza di altre volte è abbastanza palese, ad esempio rispetto all'ultima volta in cui il rimbalzo c'è stato, ma fu evidentemente abbastanza lento e meno di impatto anche visivamente, questa volta mi sembra eclatante, cioè il grande candelone verde che va chiaramente a caratterizzare il rimbalzo lo vedono un po' tutti. Questo mi dà fiducia. Ma mi dà una fiducia evidentemente controllata o misurata, perché altresì a questo punto io voglio andare a vedere cosa succede quando il mercato impatta la prima resistenza. Okay. Perché per il momento stiamo rimbalzando su un grande supporto, abbiamo un rimbalzo caratterizzato peraltro da una divergenza sul settimanale, ancora una volta i pattern di analisi tecnica che è possibile riscontrare su grafici di lungo, quando funzionano hanno una potenzialità gigantesca, straordinaria. Quindi io credo che sempre per ondate di accumulo e di distribuzione nel breve, l'euro in tempi abbastanza stretti testerà questa resistenza, che oggi posso stimare più o meno in zona 1.13.50, e se dovesse superare questa resistenza, e ribadisco e lo dico chiaramente con la prudenza del caso, sempre per logiche di accumulo e di distribuzione, io ricordo un grande riferimento dell'euro dollaro in zona 1.19, che secondo me potrebbe essere considerato un target obiettivo. Okay. Succede o non succede, non lo so, di fatto però oggi vendere ancora a ribasso euro dollaro mi sembra una follia. Ok, questa è un'analisi molto interessante, peraltro c'è chi scrive, a parte facendo i complimenti, ma dicendo insomma che con le banche centrali tutto possiamo aspettarci, non so che cosa si intenda, forse c'è questa nota polemica, no, rispetto proprio al ritardo con il quale sono state portate avanti delle operazioni, piuttosto che a quello che potrebbero ancora fare, insomma, probabilmente c'è un po' il tema della perdita di credibilità, no, sotto certi aspetti che hanno avuto, poi magari detto così è un po', non so tu cosa ne pensi, è un po' troppo, però insomma magari si naviga vista anche su quello, ecco, mettiamola così, che è un po' più edulcorata la questione. Ma io non credo che sia, sai, parlare di perdita di credibilità forse è troppo, perché sono persone abbastanza super partes, quindi non hanno dei condizionamenti forti come si vuole far credere. Ecco, probabilmente dobbiamo sempre ricordarci una cosa: queste persone non si muovono ignorando le mani forti, quindi hanno evidentemente una particolare cura / attenzione, come faremmo anche noi se fossimo al posto loro, verso coloro i quali che evidentemente poi governano realmente l'economia. E gli utili stellari di Wall Street evidentemente non possono essere ignorati da Powell, perché in un modo o nell'altro sono utili che si riverberano poi in spesa e consumi nell'economia reale, e quindi qualunque governatore di banca centrale ha interesse a sostenerli evidentemente. Poi lo può fare in maniera aggressiva, in maniera ben coordinata o quant'altro, lì viene un giudizio fra virgolette tecnico, e siamo tutti allenatori in questo mondo, e lo sono anche io evidentemente, ed esprimo le mie perplessità su come si sta evolvendo questa dinamica, ma di fatto pensare che ci siano sempre logiche complottistiche o quant'altro a me ha un po' stufato, perché se ne parla troppo e non aggiunge nulla al nostro quotidiano. Preferisco a questo punto farmi le mie idee, cercare il riscontro alle stesse sui grafici e andare avanti. Ah, certo, va bene, grazie a Pietro per questo approfondimento sull'euro dollaro, che poi potrete ritrovare anche sui nostri canali, così insomma, potete rivederlo.